I nostri ospiti, ringraziamo Ilaria Cucchi di essere qua e l'avvocato Fabio Anselmo. Buonasera, benvenuto. Ringraziamo Gianluca Peciola, già consigliere in Assemblea Capitolina. E, introduciamo il discorso partendo proprio dalla presentazione del libro scritto dall'avvocato Fabio. E appunto mi rivolgo appunto a lei chiedendole. Perché? No, ok, allora mi rivolgo a te chiedendoti il perché. Sono uomo io, no? No, ok, no, l'avvocato, insomma. E appunto mi chiedevo cosa ti ha spinto a rendere pubblica tutta questa vicenda, tutto quello che è accaduto privatamente e non appunto nelle pagine di questo libro, cioè qual è stata la motivazione cardine? Quella di raccontare una storia di vita vissuta, una storia vera, è un racconto, non è un saggio, non è uno studio di un processo, di un fatto di cronaca, un'analisi sociologica, tecnico-giudiziaria, non è niente di tutto questo, è solo un fatto di vita vissuta, da parte mia e da parte della famiglia Aldrovandi e da parte di tutti coloro che, protagonisti volontari, involontari, positivi, meno positivi di questa vicenda, hanno contribuito poi a determinarne l'esito finale, che non è la sentenza, anche se è chiaro che la storia racconta il movimento di queste vite tutte rivolte a cercare di arrivare a restituire dignità alla vita di un ragazzo di 18 anni che proprio non aveva mai fatto nulla di male, che non aveva mai commesso nessun reato, che faceva una vita normale, andava bene a scuola, in una famiglia assolutamente normale. Un ragazzo maggiorenne che purtroppo non c'è più. E secondo me era una storia di vita vissuta che meritava di essere raccontata anche a distanza di tempo, a distanza dopo anni, anche perché raccontandola la si vede con occhi diversi. Infatti quando dice la scrive l'avvocato non mi piace un po' niente, scrive Fabio Anselmo, non mi piace l'avvocato, già l'avvocato non mi piace, perché sembra che lo scriva, cioè è un racconto di vero, di vita vissuta vera, i fatti sono veri. Federico è stato il primo, con tutta quella carica di umanità che quel ragazzo ha trasmesso alla famiglia e ha trasmesso anche a me attraverso lo studio di quello che faceva, degli atti, dei suoi temi, dei suoi interventi, attraverso i suoi amici, quello che faceva con i suoi amici, quello che diceva ai suoi amici. E secondo me andava raccontato proprio oggi, perché è da lì che siamo partiti. Hai parlato di una relazione politica che è quella tra il cittadino e lo Stato, e diciamo l'istituzione così e il semplice cittadino. Ecco, una cosa che si è evidenziata probabilmente, forse proprio a partire da questo caso, cioè una frattura netta, percepibile anche non solo sui titoli di giornale, ma anche nelle piazze, nelle manifestazioni, nelle vostre testimonianze, che siete qua ancora a distanza di anni a riproporre queste storie, a farle, a trasmettere, a raccontarle, a raccontare certe emozioni. Ecco, mi domando il ruolo che dovrebbe avere lo Stato in questa forma di transizione appunto dal cittadino al ruolo pubblico, al poliziotto, così alla figura della forza dell'ordine, così come anche quella del politico, perché mi rendo conto che la frattura si sia creata anche in quella che è in quelli che sono considerati noi politici così di mestiere,
perché la rottura istituzionale è attuale anche per... Ecco, cosa si dovrebbe fare per riportare al centro di un discorso quella che è la sanatura di questa rottura? Cioè, mi chiedo, potrebbe bastare l'introduzione, così come ci ha chiesto l'Europa tante volte, il Consiglio d'Europa, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e via dicendo, si potrebbe sanare semplicemente con l'introduzione del cosiddetto reato di tortura, così come ci chiedono da tanti anni, o c'è bisogno di una forma di dialogo più comprensivo, secondo te, ecco, un'opinione in merito? Questa è una bellissima domanda. Vedi, il caso della morte di Federico è molto particolare, perché la politica non ci ha deluso. Cioè, paradossalmente, io non faccio un ragionamento partitico, Gianluca sa benissimo che sono molto critico nei confronti di tutti gli schieramenti, diciamo, della politica italiana, tutti, partendo da sinistra, perché personalmente, per quello che io penso, io mi sento tradito dalla sinistra, tutta, in ogni schieramento, ma aperta e chiusa questa premessa, devo dire che nella vicenda di Federico, i primi che si sono espressi a parole, ma le parole in questo caso sono state pesanti perché ci hanno tolto dall'isolamento, sono stati proprio alcuni personaggi politici. L'allora sindaco di Ferrara, Gaetano Satteriale, del PD, PDS, adesso non mi ricordo perché insomma adesso il cambio delle sigle storicamente, adesso faccio fatica a ricostruirlo, non credo che era PD, credo che era DS. Gianluca è molto più esperto di me. Gaetano Satteriale, come diciamo, l'uomo prevalse, ha avuto la prevalenza sul politico, e alla festa della Polizia Municipale invocò giustizia, verità sulla morte di Federico, parlando di morte violenta, determinando l'abbandono dell'aula consigliare da parte del questore, del capo della mobile, arrabbiatissimi per questa presa di posizione, parlò di morte violenta. Quindi fu una presa di posizione. Dario Franceschini prese, ho riletto alcune sue dichiarazioni, e anche lui prese, diciamo, adottò delle prese di posizione molto nette sulla morte di Federico. Poi Rifondazione Comunista, Titti De Simone, i Verdi, adesso non voglio fare torto a nessuno, ma li ho scritti tutti nel libro comunque. Ma li ho scritti perché sono comparsi sui giornali, perché per noi, cioè, in quei mesi, in quegli anni, voi dovete, cioè la metafora che a me veniva in mente, noi ci sentivamo come persone che si erano smarrite in mezzo al deserto del Sahara e stavano morendo di sete, quindi ogni piccola presa di posizione era un po' d'acqua che ci veniva data per sopravvivere, perché stavamo morendo di sete nella solitudine generale, nell'isolamento generale, travolti dalle fonti ufficiali, travolti dai comunicati, travolti da un'opinione pubblica che giustamente, ma io dico giustamente, faceva fatica a comprendere un fatto così terribile, ma anche destabilizzante, cioè un ragazzo di 18 anni che muore per mano di quattro poliziotti senza nessun motivo durante un fermo. Cioè non è un fatto semplice per l'uomo medio, per la famiglia media italiana, ma anche credo di qualsiasi paese europeo, prendere in considerazione, accettare un'eventualità di questo genere, perché significa poi dopo il sentimento che suscita è quello della paura, cioè, se è capitato a lui, cioè dobbiamo trovare una giustificazione sul perché Federico Aldrovandi è morto, e allora la giustificazione automaticamente viene ascritta alla famiglia, a Federico, che ha fatto cose che magari mio figlio non avrebbe mai fatto, così io risolvo il problema della mia paura, perché ho paura, perché voi vedete Federico fino a 18 anni era un ragazzo normalissimo, cioè aveva le sue idee, aveva i suoi interessi, non era neanche particolarmente impegnato politicamente, suo padre era un ispettore di polizia municipale, suo nonno era un carabiniere, cioè non aveva un
fra virgolette, lo dico, un pregiudizio ideologico che avesse radice, non so, in una cultura, in un'esperienza negativa o qualcosa, ragazzo, come tutti noi. Allora, accettare la morte di Federico, preso a botte, bastonate, manganellate, due manganelli rotti da quattro poliziotti, da solo, che non commetteva reati, non era disarmato, non faceva male a nessuno, cioè, è chiaro che l'uomo medio, il signor Rossi, la casalinga di Voghera, fa fatica ad accettare una verità di questo genere, quindi è inevitabile che tenda a credere, perché è più rassicurante, alla cosiddetta verità delle fonti ufficiali, delle ricostruzioni, che però pian pianino cambiavano in corso d'opera, contraddicendosi spesso e quindi determinando disorientamento. Per noi non è stato facile, eravamo da soli. Io ero il pazzo che cercava pubblicità e visibilità, e Patrizia era la mamma che era responsabile della morte di Federico perché non era stata dietro suo figlio, perché questo era e purtroppo per molti ancora il succo della vicenda, il sunto della vicenda, e che quindi tentava disperatamente di risolvere il proprio senso di colpa prendendosela con i poliziotti, che invece fanno il loro dovere, come effettivamente accade, cioè, in altre situazioni, ma non in quella. E quindi gli unici che si sono, diciamo, sbilanciati, i primi, sono i politici. Questa è una cosa veramente formidabile, e me ne sono accorto scrivendola questa storia, perché non me la ricordavo, perché il libro descrive le mie esperienze personali, il perché ho accettato il caso Trovandi, la mia storia personale, come si intreccia con questa vicenda. E la ricostruisco non per gli atti giudiziari, che so sarebbe pesantissimo, cioè non tutto, la ricostruisco attraverso sia ciò che è successo, chiaramente i rapporti umani tra me, Patrizia, il pubblico ministero, i medici legali, gli amici di Federico, i poliziotti miei amici fino a quel momento non più tanto amici, quelli che sono viceversa e sono, cioè, sono stati rimasti amici, e quindi c'è questo intreccio di rapporti che... Ma la ricostruisco attraverso le cronache dei giornali, i titoli dei giornali, e quindi mi sono ritrovato in effetti delle prese di posizione che per noi in quel momento hanno fatto la differenza, cosa unica, perché a parte qui Ilaria che ci ha messo molto di suo, in altri casi questo non è successo, ecco. Diciamo che i politici sono arrivati molto dopo, invece con Federico sono arrivati subito. E questo veramente è una peculiarità, una cosa strana, probabilmente perché Ferrara era una città piccola e tutti sapevano chi era Federico. E quindi non si poteva, diciamo, non si poteva chinare il capo di fronte a una certa propaganda, non è possibile. Grazie. Appunto, il dibattito politico si è anche esteso su questa vicenda Aldrovandi. Ricordiamo che chiaramente non tutti i politici si schierarono a favore, ci fu tutto un dibattito, esatto, molto acceso tra diverse posizioni e opinioni contrastanti. Anche perché a livello proprio giudiziale il caso si è evoluto proprio tramite le contraddizioni dei testimoni stessi, cioè con Aldrovandi fu così, il dettaglio dei manganelli che si ruppero, se non sbaglio, venne fuori con Giovanardi, che allora era il ministro, era in relazione col Parlamento, quindi dovette esporre in un'interrogazione parlamentare a riguardo, e tirò fuori questo particolare dei due manganelli che dopo sei mesi uno si aspetta che i due manganelli rotti venissero fuori anche solo per indagine, anche solo per, insomma, anche solo d'ufficio. Un discorso analogo è avvenuto anche, questo mi rivolgo a Ilaria, Ilaria, io e te ci siamo conosciuti, sei venuta ospite al Virgilio, era il 2015, inizio del 2015, e sei venuta appunto a raccontarci la tua esperienza, e tra l'altro a livello anche alla giudiziale è stato uno dei momenti probabilmente più bui, perché insomma, era appena stata emessa la sentenza in appello che assolveva tutti, per cui la situazione non poteva essere più lontana dalla verità, più lontana dalla chiarezza. E, diciamo, le cose si sono evolute e
si sono evolute appunto anche negli ultimi giorni, perché poi è un discorso molto attuale questo, cioè il caso è tuttora aperto, se non sbaglio stanno in Cassazione ora come grado di giudizio, se non mi sbaglio. E sono, ed è giusto di un paio di giorni fa, un video che in poche ore ha raggiunto 4 milioni di visualizzazioni, che è quello del carabiniere che appunto denuncia tutti i soprusi e appunto le prepotenze che ha dovuto subire solo per aver denunciato la verità, cioè quello che poi tutti abbiamo sempre sospettato, che per prima abbiamo cercato di portare avanti come tesi e che poi è ancora in fase in oggetto di discussione. Quindi io mi chiedo, in quest'ottica, che ruolo svolge l'opinione pubblica per te e e anche per tutti i casi che in passato sono stati oggetto appunto di diatribe, chiamiamole così? Fondamentale. Tu, ecco dove t'avevo visto, hai ricordato la mattinata al Virgilio, c'è anche un insegnante qui del Virgilio e un'altra alunna, e ne parlavamo con loro poco fa. Quello è stato un momento estremamente significativo di tutta la nostra vicenda, e forse te lo ricorderai. C'è stato un momento in cui ho telefonato a Susanna e Marietti di Antigone, che era lì assieme a me, per dirle che non ce la facevo, che non sarei venuta. Poi lei mi ha detto che era pieno di ragazzi che mi aspettavano. Allora mi sono ricordata che in fondo l'unica cosa che valeva la pena ancora fare era quella, andare a parlare alla gente e soprattutto andare a parlare ai ragazzi, a raccontare, per fare in modo che si sappia ciò che troppo spesso avviene nel silenzio e nel disinteresse generale di una società che, ahimè, è abituata a voltarsi dall'altra parte, sempre convinta e che certe situazioni capitano agli altri e mai a noi stessi, ai nostri cari. Quello era un momento difficilissimo, perché lo era. Sul processo bisogna che studi un po' di più, perché siamo andati avanti, ma scherzo, una battuta. Era il momento in cui doveva finire tutto, quella era la fine di tutto. C'era stata da pochissimi giorni, uno o due giorni prima, la sentenza che assolveva tutti assolti per insufficienza di prove, dopo 6 anni di processi, dopo 6 anni di energie enormi e di lavoro su questo processo, che era un processo sbagliato su tutto, sbagliato sugli imputati, sbagliato sui capi di imputazione. Era un processo che ci aveva distrutti emotivamente, in cui andavamo ad ascoltare in aula le teorie sul fatto che Stefano sarebbe morto di suo, parlavano di caduta dalle scale, addirittura assistevamo a scene veramente imbarazzanti di medici legali, consulenti che simulavano questa caduta dalle scale con cui Stefano si sarebbe procurato le fratture in svariate parti del corpo. E noi eravamo lì tutte le settimane con un'enorme sofferenza, ma con enorme rispetto in quelle istituzioni nelle quali non avevamo mai smesso di crederci, ma che alla fine ci avevano deluso, tutti assolti per insufficienza di prove. Ecco, in quel momento, dopo tanti anni, la giustizia riconosceva il suo fallimento, però diceva una cosa importante, cioè che non era vero che Stefano era morto di suo, che non era caduto, ma che era stato pestato e che le responsabilità andavano trovate altrove. Fabio, tanto ormai lo dirà tra poco che dico sempre le stesse cose, si ricorderà quella scena subito dopo la pronuncia della sentenza. Eravamo fuori dall'aula, eravamo seduti e c'era Fabio seduto al centro, mio papà a destra, io a sinistra. A un certo punto Fabio si mette il viso tra le mani e inizia a piangere, e mio padre gli fa: dai Fabio, che non è finita qui. Perché vi dico questo? Perché lui non l'ha voluto dire, non lo vuol dire, ma questo libro, questa storia, Federico, è stata davvero l'inizio di tutto. È lì che è iniziato tutto, a Ferrara, quel giorno, il 25 luglio del 2009, e quindi poco prima che iniziasse quest'altra vicenda di cui ti sto raccontando, quella di mio fratello, e ha aperto una strada per tutti noi. Chi ci passa sa di cosa sto parlando, di quel senso di solitudine, di incapacità quando ti trovi di fronte a qualcosa
di talmente tanto più grande di te, quello Stato, quelle istituzioni in cui hai creduto fino al punto di affidare loro le sorti di tuo fratello, la cosa più importante che hai al mondo, di fronte a quello che percepisci come il tuo fallimento. Bene, io ho sbagliato, come sorella non ho capito che c'era un problema, adesso lui è in carcere, capirà che agendo in quella maniera e agire così è sbagliato e pagherà le conseguenze. Certo, le ha pagate, come se le ha pagate le conseguenze. Non potevo mai in quei giorni, avrei potuto immaginare quello che stava accadendo, e nel momento in cui ne veniamo a conoscenza, non tramite una telefonata del medico, che è la cosa più naturale che ti viene in mente, che chiama la famiglia e cerca le parole più adatte per dire che quel ragazzo non c'è più, ma no, ma semplicemente tramite la notifica di un decreto di autopsia, ossia a mia madre è stato comunicato che il cadavere di suo figlio sarebbe stato sezionato l'indomani. E mi ricordo, eravamo noi tre lì fuori sotto la pioggia davanti a quel cancello che era stato chiuso per 6 giorni, quello del Pertini, e ci rivolgevamo, io chiedevo a questa gente in piedi davanti a noi cosa era successo. Io fino a quel momento ero convinta che si fosse trattato di uno sbaglio, non era possibile, non si muore in 6 giorni, stava bene mio fratello, e quindi continuavo ad insistere, a fare domande, e lui continuava a rispondere in cose che non c'entravano niente, come per esempio che Stefano aveva un pessimo carattere, come dire, è morto di suo, non si è fatto curare. E alla fine io insistevo, e lui si deve essere stancato, ha alzato le braccia, ha detto controllate, le carte sono in regola. Ecco, una famiglia si trova di fronte a questo, al nulla, al bisogno di risposte che diventano indispensabili per andare avanti, tentare di andare avanti con la vita, e a persone che quelle risposte non te le daranno mai, se non ti rimbocchi le maniche e non fai qualcosa per procurartele da solo. Ecco, se la giustizia funzionasse davvero e fosse davvero uguale per tutti, non ce ne sarebbe bisogno, non sarebbe stato scritto nessun libro Federico, e non sarei qui a raccontarvi la storia di Stefano Cucchi. E invece no, le famiglie, le nostre famiglie sono costrette a subire una doppia violenza, quella di non poter intanto vivere il lutto nell'intimo dei loro affetti, e poi doversi mettere dentro quelle che io non mi stancherò mai di definire battaglie, sono guerre. Io ho visto Fabio in quelle aule di tribunale, io non c'ero mai stata in un tribunale in vita mia fino a che non è iniziato il nostro processo, ma ero sbalordita, tant'è che quando è iniziato il nuovo processo me lo sono guardato e ho detto, ma quindi funziona così, quindi il pubblico ministero lavora per la giustizia, lavora per arrivare alla verità, perché l'altro era tutto sbagliato, tant'è che una volta Fabio, mentre in aula continuavano ad essere ammesse domande assurde tipo che fine ha fatto la cagnetta di Stefano, giuro l'hanno fatta, ad insinuare che noi l'avessimo abbandonata e che quindi non eravamo poi sta gran famiglia e quindi che stavamo lì a rompere le scatole. E poi avevamo in aula una delle poche persone che poteva dirci come realmente Stefano stava negli ultimi giorni della sua vita, cioè uno dei medici che l'aveva avuto in cura, che l'aveva visitato in quei giorni. Fabio le rivolge una domanda e puntualmente, come sempre, viene fatta opposizione. Io mi giro e lo vedo letteralmente lanciare la toga e urlare, dire basta, io vengo qui tutte le settimane a spese di questa famiglia, dobbiamo subire questo. Io non mi stancherò mai di raccontare cosa sono questi processi, perché bisogna che la gente lo sappia, perché diventa la normalità, ma la normalità non è questa, la normalità è che la giustizia vada avanti da sola, ma siccome così non è, rispondo alla tua domanda, diciamo l'informazione, il coinvolgimento delle persone è fondamentale, tant'è che quel giorno, quello di quella sentenza, pochi giorni prima dell'incontro al Virgilio, dissi a Fabio abbiamo vinto, e lui mi ha guardato e mi ha detto è impazzita, stavolta è veramente impazzita, cercava di spiegarmi che avevamo perso perché erano stati tutti assolti, e io continuavo ad insistere abbiamo vinto, ed abbiamo vinto davvero, perché in quell'aula la giustizia ammetteva il suo fallimento, non eravamo stati noi ad aver perso, noi avevamo vinto, perché lì fuori da quell'aula, pochi giorni dopo, te lo ricorderai, c'è stata l'iniziativa Piazza Indipendenza, le 1000 candele, eravamo in tantissimi, eravamo molti più di 1000, ed era tutta la gente normale, cittadini, comuni, di qualsiasi estrazione sociale, che venivano lì in silenzio, senza urlare, senza far confusione, senza insultare, semplicemente per
guardarci e darci il loro sostegno, per dirci noi ci siamo, non siete da soli. E credo che anche per questo, anche questa è stata la nostra forza, così come quella della famiglia di Federico, sapere di non essere da soli, sapere che se ti vogliono isolare, dall'altra parte c'è ancora tanta gente, fortunatamente, che ha la capacità di indignarsi, e quindi sì, è fondamentale. Beh, anche un splendido insegnamento, cioè è possibile, Gianluca, questo lo chiedo a te, è possibile che questo gap tra istituzioni e cittadino, ma ti parlo di cittadino anche a livello umano, nel senso del termine proprio come persona, come essere vivente, questo gap può essere colmato dalla piazza, dall'opinione pubblica, dalla vicinanza anche espressa da tutte le persone che ne hanno avuto la possibilità. E ti allego anche un'altra domanda, Gianluca, ti chiedo, facendo un passo indietro, è anche possibile questa riduzione di gap tramite, appunto, ancora ripeto, questa proposizione di legge dell'introduzione del reato di tortura? E contestualizzandolo, secondo te è possibile in questa legislatura, in questo Parlamento? La piazza, la mobilitazione social, l'opinione pubblica, la militanza loro, di Ilaria, di Fabio, della famiglia, una campagna straordinaria a sostegno della verità ha fatto la differenza, perché poi c'era un gap, lo descrive bene sia Ilaria che Fabio, tra la società reale e la verità giudiziale. Che era incredibile. Voi pensate che quando io ho presentato una mozione per intitolare la scuola del sociale a Stefano Cucchi, era il periodo peggiore della vicenda giudiziaria di Stefano, eppure non c'è stato nessuno, neanche nei partiti più moderati della maggioranza, che si è permesso di votare contro, così come la via intitolata a Stefano che abbiamo approvato in consiglio comunale per raccontare alcune cose. Cioè, ci sono fatti politici e istituzionali che sono sostenuti da un'onda emozionale e anche politica, che però ha una verità di fondo che è ricostruita tramite il sapere e la professione di Fabio, che è un avvocato ma è anche un militante, perché tutto quello che noi abbiamo visto come recupero di una consapevolezza collettiva sul tema della tortura in Italia è avvenuto sull'onda del processo Aldrovandi e sulla vicenda Stefano Cucchi. Cioè, questo è indiscutibile. Cioè, oggi ogni agente di polizia o di Stato o dei carabinieri, io sono convinto che nel momento in cui fa un fermo ha in mente Stefano Cucchi, da quelli più bravi e sono la maggioranza a quelli meno bravi. Cioè, c'è un tema, non puoi più fare come in America Latina, perché c'è qualcuno in questo paese, che è la famiglia Cucchi, che è Fabio Anselmo, che è l'opinione pubblica, i politici, i giornalisti, che non te la fanno passare. Cioè, io penso che sia un messaggio di natura etica, politica, che forse vale più, il discorso può diventare anche pericoloso e scivoloso, però forse vale più della legge sulla tortura, perché cambia la vita delle persone. Cioè, penso che quello che hanno fatto queste due persone e il movimento che si è creato intorno ha salvato delle vite e soprattutto ha ridato dignità alle persone che entrano dentro il circuito penale o comunque di un certo circuito di controllo sociale. Per cui io penso che bisogna ringraziare loro in maniera infinita, perché hanno svolto un lavoro di tipo politico che ha avuto non soltanto delle ripercussioni di natura mediatica o sul tema specifico della vicenda giudiziaria di Stefano piuttosto che di Federico, ma hanno avuto delle ripercussioni secondo me molto più importanti, che forse cambiano la costituzione sostanziale, se non quella formale, di questo paese. Quella formale va cambiata, quindi c'è il tema della legge, che è stata frutto di,
troppe mediazioni, alla fine è uscita fuori una roba che non è quella che era voluta dai tanti giuristi che si sono mobilitati dai presenti, da Amnesty International, perché poi il nostro è un paese che ancora deve fare i conti con il ventennio dal mio punto di vista, e le vicende di questi giorni lo stanno dimostrando. C'è un clima terribile in Italia, e un paese che sta perdendo l'anima, tra l'altro nella guerra contro, e questa le persone minimamente responsabili e coscienti dovrebbero saperlo, nella guerra contro delle minoranze. Cioè, stiamo parlando i Rom nei campi, mi allargo un po' però poi ci torno, i Rom, la guerra contro i Rom, stiamo parlando di 15.000 persone in tutta Italia, non di più, 16.000 persone in tutta Italia. C'è un ministro dell'interno che sta facendo una campagna nei confronti di 16.000 persone, perché poi gli altri Rom sono 120.000, ma sono Rom italiani, quindi non possono esserci, mancherebbe, che vai a toccare, perché poi altrimenti vai in un altro tipo di... Quindi per dire che il clima che c'è in questo paese è un clima pericoloso e che non va a favore, secondo me, di una, e rispondo all'altra domanda che hai fatto, una revisione della legge in termini progressivi. Speriamo che non tocchino quella esistente, perché la tentazione che penso abbiano i signori che stanno al governo è quella di anche rivedere nei termini della diminuzione dei livelli di stato di diritto presenti nel nostro paese. Però aggiungo a questo che questi signori, e lo dico con un punto di orgoglio anche per il piccolo ruolo che abbiamo svolto noi, diciamo ogni tanti della sinistra, comunque Fabio, erano quasi tutti di sinistra quelli che c'erano stati dentro sta battaglia, a parte quello, uno del Movimento 5 Stelle, però gli altri sono stati di sinistra, dai, anche la sinistra che ha tradito, però sì, dai, no, permettimi la battuta, però dico, il clima che sta montando, che non va verso l'aumento della dignità, dei diritti delle persone come Federico e come Stefano, cioè delle persone comuni che possono essere fermate in un qualsiasi momento, deve tenere conto della potenza della campagna di verità che si è scatenata a partire da Federico Aldorandi. Devono tenere conto anche della possibilità che noi abbiamo di cambiare il corso della storia, perché poi possono essere violenti, aggressivi, determinati quanto vogliono, però poi una piccola minoranza che è fatta di professionisti militanti, di famiglie, di giornalisti e di qualche politico, insieme a persone di buona volontà, ha cambiato il corso della storia. Il processo cambia anche perché ci sono dei professionisti che hanno agito, e c'è stata una determinazione forte da parte della famiglia, ma pure perché di fatto il paese sapeva quello che era successo, cioè questo è il tema, loro sono stati bravissimi a spiegare quello che era successo, il paese era convinto che Stefano Cucchi era stato ucciso, la potevano mettere come volevano, potevano insabbiare quello potevano insabbiare, come è successo anche a Federico Aldorandi. A un certo punto è cresciuto un clima per cui, nonostante i lavori di depistaggio, io tra l'altro vi consiglio il libro di Fabio, perché poi stiamo anche discutendo di questo, ma il libro di Fabio racconta bene quello che è lo scontro, il conflitto tra un'umanità minuta e fatta di un avvocato che era appena passato per una tragedia e stava anche dentro una tragedia immane, quindi anche con le sue fragilità e difficoltà, la famiglia di Federico, di fronte a un fatto incredibile, cioè iniziare a sentire dentro di sé una voce pericolosa, destabilizzante, che ti dice lo Stato ti sta mentendo, cioè quelle che sono le istituzioni, e questa voce che cresce con un riscontro di fatti oggettivi, e quel pezzo di Stato, un pezzo di Stato che trama contro, cioè il libro è un libro da leggere perché secondo me racconta un pezzo della biografia del nostro paese, che è una biografia inquietante per certi versi, cioè c'è la storia ufficiale e poi c'è la storia dello Stato profondo, che è fatto di
piccoli poteri, relazioni, dinamiche clientelari, organi di repressione che si alleano con questi poteri, e la società sana, pulita, che cerca la verità. Ed è uno scontro che può trovare dei risultati così come quelli che ha trovato, se ci sono le persone giuste nel momento giusto, se c'è un clima che si crea, se ci sono i vari Fabio e Patrizia. Ma poteva anche andare diversamente, poteva anche essere insabbiata, cioè poteva capitare come capita una famiglia che si arrende, una persona che si arrende, che non ce la fa perché ha di fronte lo Stato, la divisa, la verità ufficiale, ma è quello Stato che, come ci ha insegnato anche su tante vicende giudiziarie, politiche, di cronaca, questo paese va sfidato per il bene del, quasi dello Stato stesso, dell'assetto costituzionale stesso. Cioè il lavoro che loro hanno fatto, l'attività di militanza che hanno fatto, paradossalmente è stato definito come destabilizzante, eversivo, pericoloso, ma in realtà è un lavoro dentro i principi e la cornice costituzionale. Cioè è lo Stato profondo che è incostituzionale, quel pezzo di Stato profondo che storicamente in Italia lavora con un approccio eversivo rispetto alle regole. Perché se tu destabilizzi un processo, e come è successo su tanti processi italiani, sulle stragi, su Genova, fai un lavoro di destabilizzazione delle istituzioni democratiche, se tu insabbi, se tu minacci, se tu lavori con pezzi sommersi di sottopoteri, cioè quella è la vera entità destabilizzante e incostituzionale. Tu sei dalla parte della Costituzione, quindi è far capire anche che quello che è stato fatto in questi anni per la verità e la giustizia, per Federico e per Stefano, è qualcosa di politicamente nobile, che parla della democrazia reale e sostanziale nel paese. E io penso che il libro di Fabio, pur non dicendolo in politichese come lo sto dicendo io, e voi mi scuserete, però racconta anche questo pezzo di storia. Tra l'altro poi lui lo racconta in maniera, secondo me, sublime. Sembra di stare, non so se ve ne vedete quelle serie televisive che fanno su Netflix, cioè stai lì, non vedi l'ora di girare pagina, poi no, ti addormenti, aspetti il giorno dopo che arrivi l'episodio 4, perché l'episodio 3 ti ha lasciato con una curiosità incredibile, no? Ed è un'altalena emotiva che ti tiene schiacciato. Quindi a parte la storia drammatica, il libro è, quindi la storia drammatica raccontata dall'altro, secondo me, con toni con i toni di chi l'ha vissuta, non soltanto da avvocato, appunto, ma che c'è stato dentro, che ha sofferto, che è un libro che la racconta bene e che ti fa entrare dentro una vicenda che è anche un pezzo di paese, perché non è soltanto la storia di Federico Aldoranti, è la storia di una città che reagisce a delle sollecitazioni di un certo tipo di città, con un clima particolare, che è poi la città di Fabio, in cui sembra che tutto remi contro. Cioè, anche per questo ricorda molto le serie TV, perché ti dà la sensazione dell'ombra che minaccia, che non capisci bene quale sia, di cosa sia composta l'ombra, e poi piano piano si dipana e riesce a capire che cosa c'è dietro, quali sono gli interessi, quali sono le minacce e quali sono anche le piccole vigliaccherie poi di personaggi di provincia. No, io mi applaudo perché ho detto delle cose bellissime su di me, quindi devo applaudire per forza. No, a parte gli scherzi, sei stato troppo buono. No, voglio spiegare bene, voglio dare la risposta intanto a te per quanto riguarda la legge sulla tortura. La mia polemica con la sinistra è che questo telefonino, durante la discussione dei vari progetti di legge, è pieno di insulti nei confronti di numerosi parlamentari che la stavano discutendo. No, lo conservo a memoria, perché in materia di diritti umani non si possono fare compromessi. Non si possono fare compromessi, perché quando parliamo della dignità, dell'integrità fisica e della vita di una persona, qualunque essa sia, non possiamo scendere a compromessi, perché questo significa dire
che è sacrificabile in nome di interessi superiori. Perché questo poi ci porta a bloccare una nave con 630 immigrati in mezzo al mare, col plauso della maggioranza dei cittadini italiani, come grande manovra di carattere politico. Questo non lo possiamo fare, e questo è il tradimento che io parlo, perché adesso non parlerò di nomi, è vero che ci sono dei molto vicini, come noi siamo, cioè io sono letteralmente, per quanto riguardava i miei casi giudiziari, ero una prostituta, chiunque mi chiamava io ci andavo, di qualsiasi schieramento fosse, perché dovevamo parlarne, perché l'oblio era il nostro peggior nemico, il silenzio ci avrebbe uccisi, la sentenza di condanna di Aldrovandi, i giudici ci danno il merito di avere attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, di avere creato un caso mediatico, lo dicono i giudici, e senza quel caso mediatico la morte di Federico Aldrovandi si sarebbe tradotta in un caso di negata giustizia. Queste sono parole dei giudici, non mie. Quindi io andavo con Patrizia, con lei, con Lucia, con tutte, diciamo, da chiunque mi desse un minimo di considerazione. E quindi ne ho fatti diversi di schieramenti, e chiaramente l'ambito della sinistra ha trovato sicuramente molta più rispondenza, no? Questo fa parte della storia, anche qualcuno dei 5 Stelle, come ha ricordato anche Gianluca, però ecco, faccio una parentesi, nella posizione di Casa Massima io ho sentito levare solo la voce forte di un deputato dei 5 Stelle in Parlamento, tutti gli altri zitti. Avete sentito qualcuno della sinistra dire qualcosa? Io no. Avete sentito qualcuno, adesso non voglio nominare perché non voglio fare polemica, però c'è un testimone riconosciuto dalla procura che dice la verità, perché poi è riscontrato eccetera, e il giorno dopo viene massacrato. Avete sentito qualcuno? Chiudo la parentesi. L'errore più grosso è quello di scendere a compromessi, perché su questi temi non si può scendere a compromessi per esigenze di partito. Ho citato il cellulare. Non si può scendere a compromessi esprimendo voti perché si fa parte di una coalizione. Non si può, perché piuttosto che una legge sulla tortura fatta male, che mi dà la patente di non torturatore a chi la tortura la pratica secondo le norme di diritto internazionale, io preferisco che non ci sia la legge, e io sono stato l'unico. Poi alla fine qualcun altro è venuto dietro di me, poi anche il senatore Banconi mi ha dato ragione, poi anche parte di Amnesty mi ha dato ragione, ma non perché io voglia avere ragione, perché io ho ragione, perché so come viene applicata la norma penale nei processi, e so benissimo che se tutte le varie paletti che vengono messi nell'applicabilità di quella norma non vengono superati nel caso concreto, anche chi ha praticato la tortura viene assolto e può mettere sul petto la patente e dice: assolto, io non ho torturato nessuno. Invece ha torturato, e come? E questo è quello di cui parlavo prima, cioè tradire, cioè fare oggetto di compromesso politico il rispetto feroce, radicale, di questi valori, cioè dei diritti umani, è un tradimento ed è pericoloso, perché ci ha portato oggi a questo risultato, dove l'opinione pubblica, dove voi siete una minoranza, perché l'opinione pubblica è con Salvini. A me non piace parlare dei partiti, però il Ministero degli Interni, lasciamo stare quel che dice, perché ho già capito che lo dice, ma quel che fa, cioè bloccare i porti ad una nave piena di immigrati, con donne, bambini, donne incinta, ma ci rendiamo conto di dove siamo arrivati? E di chi è la colpa, di chi è la responsabilità? È di tutti noi, ragazzi, è di tutti noi, perché non possiamo dire che viviamo in uno stato autoritario, perché purtroppo questi comportamenti godono del plauso della maggioranza della gente, della stragrande maggioranza della gente, perché purtroppo la stragrande maggioranza della gente non capisce. Abbiamo un problema culturale, abbiamo un problema
anche di mancanza di sensibilizzazione, di mancanza di comunicazione sull'effettiva natura dei problemi. Abbiamo anche un problema, diciamocelo chiaramente, di gestione spesso criminale del problema dell'immigrazione. Abbiamo delle responsabilità tutti che ci hanno portato questo. E questa, diciamo, situazione si è, parte anche soprattutto dai loro casi. Cioè, vedete, Gianluca ha detto una cosa che è giusta secondo me. Non dovrei dirla io, sono contento che l'abbia detto lui. Da Federico Andromandi in poi ci si è posto il problema della tortura. Prima ci fu il G8. Ma le sentenze sul G8 e le problematiche in tema di tortura arrivarono dopo, paradossalmente, la sentenza su Federico Andromandi. Per quale motivo? Perché quelle violenze, quella morte, quelle violenze furono giustificate da una propaganda molto efficace che ascriveva quelle ferite o quella morte dei danni collaterali durante i disordini di piazza, Black Bloc, lo sappiamo tutti, inutile che ve lo spieghi. La morte di Federico, la morte di Stefano non aveva una spiegazione, perché Federico era un ragazzino di 18 anni che non ha fatto male a nessuno, non faceva male a nessuno. Stefano era nelle mani dello Stato, tranquillo, arrestato, non ha fatto resistenza, e quindi erano morti di cittadini singoli per le quali l'uso di quella violenza, i cui corpi drammaticamente testimoniavano in modo drammatico, la scelta di pubblicare le foto fu mia, prima per Federico, quando venne pubblicata sulla prima pagina di Liberazione la foto del volto martoriato dalle manganellate con il sangue che usciva dalla parte posteriore della testa sul letto, sul lenzuolo dell'obitorio, e quella di Stefano che fece fare a Ilaria immediatamente memoria dell'esperienza di Federico. È chiaro che la coscienza pubblica ancora esisteva, oggi purtroppo non più, oggi avrebbe bisogno di uno shock, ma lo shock significa pagare un prezzo enorme, eh? Attenzione. Ecco, quella coscienza non riuscì a voltarsi dall'altra parte, non riusciva a giustificare queste uccisioni con un contesto di pregiudizio, da lì si è avviata una campagna politica, una campagna di propaganda in funzione della quale comunque Federico era un tossico, che purtroppo non era vero, perché poi alla fine io lo scrivo nel libro quali erano i veri valori del suo sangue, non lo dice nessuno, ma nel libro c'è scritto che Stefano era un tossico e che Uva era un ubriacone, che quell'altro era un immigrato e quell'altro era un violentatore e via dicendo, in modo tale che così nell'opinione pubblica, nell'immaginario collettivo dell'uomo medio dice vabbè, quella vita non valeva niente, se poi è morto insomma vabbè, ce ne faremo una ragione, anche perché, scusate se mi esprimo in questo modo, siamo tutti molto bravi a essere generosi col culo degli altri, quando poi capita a noi la generosità poi non è pari, se viene messa in discussione la nostra integrità fisica, la nostra libertà, diventiamo molto più ligi ai nostri principi, però proprio quelli degli altri siamo molto generosi, e noi ci troviamo in questa situazione, e questo vale per il futuro, perché ci aspetta una strada molto in salita, ci aspetta una situazione che adesso stiamo vivendo sulla nostra pelle, molto difficile, perché nel processo di Ilaria arrivano i carabinieri che molti hanno detto la verità, ma con che fatica, e molti si capisce perfettamente che non l'hanno detta, ma si capisce anche perché, e questo è il clima. Cioè, viviamo veramente in un momento difficile, ma noi stessi ci siamo cacciati in questa strada, in questo momento. Noi stessi, noi tutti. E noi abbiamo bisogno di trovare la forza insieme, di mettere da parte tutti gli schemi, tutti gli schieramenti politici, tutti i pregiudizi politici, anche il linguaggio politico di un tempo, anche il ricorso alla terminologia politica di un tempo, per parlare direttamente ai cittadini, perché la forza di queste persone, di Salvini e compagni, è quella di parlare direttamente alla pancia, delle volte anche al cuore, con un messaggio che è diretto, che è più facile da recepire,
che fa leva sull'ignoranza, certo, fa leva sulla pigrizia, fa leva su tante cose, ma noi dobbiamo avere la capacità di riprendere quel terreno che abbiamo perso, ma l'abbiamo perso noi quel terreno, perché lo occupavamo noi fino ad anni fa, e l'abbiamo perso noi. Non si possono fare compromessi. Dobbiamo ripartire dall'istruzione. Detto una cosa, Gianluca, mi ha fatto venire in mente. Le manovre di fermo e di memorizzazione a terra, dopo la morte di Federico Travaldi, vengono insegnate adesso alle scuole di polizia. E ci sono state anche delle circolari dei carabinieri che spiegano cosa non si deve fare per provocare la morte per asfissia posturale. È stata una circolare che è stata applicata, questo ve la racconto, al processo per la morte di Riccardo Magherini, che era nel capo di imputazione, e quindi era un fatto per noi bello, importante, che addirittura fosse clara da parte dell'arma dei carabinieri una norma di comportamento che tendesse a salvaguardare la vita dell'arrestato in determinate situazioni, cioè quando l'arresto di fermo è comunque un arresto al fermo concitato e violento, no? Ammesso che Riccardo Magherini dovesse essere arrestato, che questo proprio no, ma questo è un altro aspetto del tema. Quello che voglio dire è, ve la racconto, siamo arrivati quasi alla fine del processo e l'ultimo testimone, un colonnello, un generale dell'arma, si è presentato, citato dalla difesa, e ha detto, ha portato anche il documento, questa circolare non vale più. Beh, dico, come non vale più? È una circolare che è contenuta nel capo di imputazione, che contiene delle norme che sono state violate, sì, ma l'abbiamo annullata. Durante il processo è stata annullata. Sostituita con un'altra circolare con un argomento diverso, quindi neanche da dire con l'uso del peperoncino, che non c'entra niente con l'immobilizzazione a terra. Questo succede, e questo succederà sempre di più. Io, dovunque vada, dovunque mi invitano anche nelle prossime, io inviterò tutti coloro che sono sensibili a questi temi ad aiutare l'opinione pubblica a farli propri, evitando disperatamente contrapposizioni politiche di bandiera, evitando disperatamente l'uso di linguaggi che possono evocare quelle contrapposizioni politiche, perché se no noi al cuore della gente non ci arriviamo più. Se noi evochiamo pseudo-ideali o terminologie del passato, ci troviamo di fronte a una porta chiusa, perché quelle terminologie, anche se validissime, condivisibilissime, nobilissime, oggi sono espressione di un fallimento. Di un fallimento che ci ha portato, ripeto, oggi ad avere un Salvini che gode del consenso della stragrande maggioranza delle persone normali e per bene, devo dire. Allora, intanto invito tutti a rivolgere, se qualora aveste delle domande, ai nostri ospiti. E poi vorrei fare una domanda forse un po' insolita. Cioè, la cosa che più forse è l'aspetto più inquietante di tutte queste vicende, l'aspetto che non solo rattrista ma anche spaventa, è l'omertà, il silenzio di alcuni colleghi del corpo, chiamiamolo come volete, perché mi hanno sempre insegnato a tendere a distinguere tra mele marce e mele buone, per cui non ho mai fatto di certo di tutta un'erba un fascio. E quindi ecco, vi rigiro la domanda al contrario, cioè come nel caso per esempio di Casa Massima, no? Che appunto è questo appuntato dei carabinieri che volontariamente, se non sbaglio, si è offerto di testimoniare, appunto raccontando quella che era la verità, quella che sapevamo tutti essere una verità. Ecco, la mia domanda quindi è, opposta a questo clima di omertà, a questo silenzio, a questa nebbia che si è sollevata intorno ad alcuni fatti, vi è capitato di trovare anche collaborazione, solidarietà? Rivolgo, insomma, è una risposta aperta. Sì, da parte che immediatamente ha pagato caro quella solidarietà. Cioè tutti coloro che ci sono stati vicini, un modo o nell'altro,
purtroppo l'hanno pagato caro la loro solidarietà. Vedete, noi stiamo parlando di istituzioni fortemente gerarchizzate, no? Giustamente. Io non voglio, cioè, il problema delle mele marce l'ho sostenuto a gran voce. Avevo capito che dovevo, per far breccia sull'opinione pubblica, dovevo assolutamente comunicare il fatto che Federico era un caso unico, non raro, unico. In realtà non era così. All'inizio ero anche convinto che fosse così, poi man mano che mi occupavo del processo di Federico è arrivato Stefano, poi sono arrivati gli altri. Qualcuno mi ha chiesto, Iacono mi ha chiesto la trasmissione presa diretta, dice, lei ha detto, mi ha tradito brutalmente perché era una conversazione così privata, durante, cioè informale, ha paragonato questi processi ai processi di mafia. Prescindere dal fatto che io i processi di mafia di criminalità organizzata non ne faccio da 30 anni, cioè ne ho fatti all'inizio di carriera e poi non ne ho più fatti. Ma il contesto è un contesto onertoso, ma d'altra parte che cosa possiamo dire? Cioè, noi adesso a casa Massima che cosa diciamo? Sì, ma a quelli che non hanno lo stesso coraggio, cosa vuoi dire? Cioè, Stefano è passato davanti a 140 e passa pubblici ufficiali. Se qualcuno di loro, uno di loro, avesse fatto il suo dovere, ma sono dito, noi non saremmo qua, non sapreste chi è Stefano Cucchi, non sapreste chi sono io, non sapreste, non ci sarebbe nulla di tutto questo. Nessuno si è mosso. Ma d'altra parte che cosa può... Cioè, nel momento in cui durante l'escursione dei testimoni dei carabinieri appuntati, brigadieri, in aula ci sono persone che hanno delle stellette che li ascoltano, provate a mettere i loro panni. Nel momento in cui in altro avanti depongono normali cittadini pensionati che hanno in sé il germe della paura, perché io me ne sto rendendo conto, man mano che invecchi, quando sei giovane è il mondo in mano, no? Questo è proprio una questione di psicologia spicciola. Man mano che invecchi cominci ad avere paura di ammalarti, cominci ad avere paura della morte, no? Perché man mano che vai avanti, quindi la paura comincia ad essere un pochino una sempre più invadente compagna di vita, no? Uno dice, non ho paura di morire, palle. Cioè, hai paura di ammalarti, hai paura di soffrire, hai paura di morire. Hai paura in generale, e hai paura che qualcuno ti faccia del male. Queste persone che devono, state chiamate a testimoniare su quello che hanno visto essere inflitto a Federico, si sono trovati di fronte ai giornali dove c'erano le fotografie che ritraevano 230 agenti, praticamente tutta la questura di Ferrara, che diceva: i nostri colleghi sono vittime di un processo ingiusto, hanno operato, sono innocenti, e chiunque afferma il contrario è un calunniatore. Cioè, allora tu prova a pensare al pensionato, alla casalinga, eccetera, che ha visto un film diverso e che in un'aula di tribunale di fronte a tutti deve dire qualcosa che non va bene a tutta la polizia. E queste persone nella sua quotidianità vede giustamente la polizia e il poliziotto come un elemento di rassicurazione della propria sicurezza, no? Della propria vita, una persona a cui giustamente fare riferimento. Ecco, la vicenda di Federico è emblematica in tanti aspetti, non ne dico solo uno perché gli altri dopo lo leggete e vi dispiace perché dopo lo racconto tutto io. È emblematica in una lezione che noi riceviamo da una camerunense extracomunitaria negra, no? Proprio aveva il permesso di soggiorno in scadenza di lì a 3 mesi. È stata l'unica che ha testimoniato e ha detto tutto quello che ha visto, a rischio di se stesso, di suo figlio, e ci ha dato una lezione di civiltà. Non ha fatto ostaggi, capite? Non ha avuto compromessi, non ha fatto calcoli, quei calcoli di cui parlavo prima, di opportunità. Lei non li ha fatti, non li ha fatti sulla sua pelle, e noi abbiamo bisogno di gente così se vogliamo recuperare terreno rispetto alla sensibilità e all'empatia della gente che adesso non ci crede più. C'è qualche domanda dal pubblico?
Qualcuno vuole avanzare una domanda? Comunque, trovate il libro, stanno negli stand qua sulla sinistra, appena trovate l'ingresso. Il libro è... Eccola la prima domanda. Vieni, avvicinati. Prendimi così. No, non è una vera e propria domanda, è più che altro una curiosità. Io ho fatto caso in tutte queste ricette, quella di Federico, quella di Stefano, di Giuseppe Uva e di tanti altri, che sono sempre più che altro le donne a condurre queste battaglie. Ora io mi chiedo, è un fatto genetico di protezione, del senso di protezione che abbiamo noi donne verso chi ci è caro? Oppure è veramente un esempio di un diverso modo di affrontare queste enormi problematiche, sfidando anche le convenzioni, sfidando l'opinione pubblica schierata, insomma, in maniera appiattita, soprattutto in questi momenti poi, ho paura che sia ben più di un momento. Ecco, io voglio dire, vi siete mai fatti questa domanda? Lo chiedo soprattutto a Ilaria, perché è una cosa che veramente, dico, io sarei capace da donna, da sorella, da madre, da figlia, a fare una battaglia di questo genere mettendomi davanti praticamente a tutto il mondo, perché è tutto il mondo poi che tu stai sfidando in questo momento, tutto il mondo che ti vuole diversa, che ti vuole più remissiva, che ti vuole più attenta alle tue cose di casa, a custodire i tuoi affetti come una chioccia, e invece diventi una guerriera, no? Malgrado le donne siano istintivamente portate alla pace. Ecco. Guarda, la risposta te la do guardando negli occhi un'altra donna che ha avuto tanta forza come me. È vero, sono quasi sempre donne, lo sono, ce lo siamo chiesti tante volte. Io ti posso dire quello che ha dato la spinta a me, ma tu c'hai un po' lo spirito femminile però. Quello che ha dato la forza a me di non fermarmi davanti a niente, davanti a nessuno, è stata l'immagine di mio fratello l'ultima volta che l'ho vista, il suo cadavere martoriato. E ricordo che continuavo a fissarlo, a fissare l'espressione del suo volto e a chiedermi come era possibile tutto questo, come era possibile che un essere umano avesse potuto ridurre in quella maniera un suo simile. E soprattutto continuavo ad incolpare me stessa per non aver fatto nulla, ma d'altra parte non era colpa mia, io non ero nella posizione, non avrei potuto far nulla. Però in quel momento, quando non riuscivo nemmeno a farmi uscire le lacrime, e allungai la mano per toccare Stefano, e la mano si fermò sopra il vetro freddo, e gli dissi: Stefano, ti chiedo scusa, non ho potuto fare niente per te, ma ti giuro che farò di tutto per capire cosa ti hanno fatto. Vedi, non è importante, sì, arrivare alla giustizia perché sia un monito, ma è ancora più importante arrivare alla verità, perché è la verità che ti consente di provare in qualche maniera ad elaborare quel lutto, ad andare avanti nella tua vita. E la negazione di quella verità equivale a dire che il tuo caro non valeva nulla, che tu non vali niente. E come ci si può affermare di fronte a tutto questo? Io lo so che nulla mi potrà mai restituire mio fratello, nemmeno se Stefano domani torna, bussa alla mia porta e dice: c'è stato uno sbaglio. Nessuno mi toglierà il dolore che ho vissuto in questi 9 anni. Quanto è cambiata la mia vita, quanto è cambiata anche la mia percezione del prossimo. Io non riesco più a fidarmi degli altri, ci provo, ce la metto tutta, ma non ce la fai. La mia vita è cambiata per sempre e questo nessuno me lo potrà mai più restituire. L'unica cosa che potrò fare è cercare di dare un senso a quella morte e al nostro dolore. E il senso lo trovi nell'andare avanti, nel fare dei piccoli passi che però poi messi insieme diventano qualcosa di enorme, che davvero uno è in grado di cambiare le cose e secondo è in grado di restituire la speranza a tutti coloro che pensano di non potercela fare, così come lo pensavamo noi quella mattina nella sala
dell'obitorio e dare un senso all'atroce morte e l'atroce sofferenza di mio fratello. E quel senso è fare in modo che tanti altri Stefano, perché Stefano è morto così perché era uno dei cosiddetti ultimi, perché non era nessuno, ecco, tanti altri Stefano possano, tramite i nostri piccoli traguardi, avere una speranza di potercela fare e diciamo uscire dall'indifferenza. Qualcun altro? Altre domande? Altre curiosità? Vorrei fare forse un'ultima domanda a Fabio, anche solo così, un termine, una parola chiave, un qualcosa che tu hai registrato così nelle tue diverse esperienze, in tutti questi casi di malasanità o come la vogliamo chiamare. Qualcosa che accomunava o che magari differenziava ciascun caso, magari ecco così come ha detto Ilaria, erano tutti ultimi della società, erano tutti, avevano, lo so, in base ecco alla tua esperienza, cos'è il leitmotiv, qual è il leitmotiv di tutti questi casi? L'uso della violenza per affermare e riaffermare il potere di usarla. Quindi non l'uso della violenza come l'estrema razio, quando non è possibile una via alternativa, che è quello che la nostra Costituzione impone, ma l'uso della violenza esercitato a difesa delle prerogative dell'esercizio della violenza, cioè fine se stesso. In molti di questi casi hanno questa caratteristica comune, è terribile ma è così. Allora, se non ci sono altre domande, liberiamo i nostri ospiti, facciamo mangiare anche tutti gli altri, è fatto una certa ora. Allora, ringraziamo ancora Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Gianluca, grazie a tutti, grazie a voi.